Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un nuovo video dove andremo a vedere quelle che sono le novità occidentali, sia seriali che ovviamente volumi unici come graphic novel. Prima di partire vi ricordo che se il video vi sarà piaciuto potete lasciare un like e condividerlo per aiutare un po' la crescita del canale e partecipare attivamente al video, quindi commentando qui sotto con quelli che saranno i vostri acquisti, quelli che sono i vostri suggerimenti per me, per gli altri utenti. E tutto quello che vi va di condividere sull'argomento di questo video e su qualsiasi altra cosa. E come sempre, per dare una piccola mano, potete anche acquistare i volumi che vi presento passando dal link Amazon che è qui sotto in descrizione, dove potrete acquistare i volumi scontati come sempre su Amazon, dando una piccola percentuale che non cambierà il prezzo finale proprio a me per il canale. Partiamo dalla Bao Publishing, che l'8 marzo pubblicherà Indomite, un volume unico di Penelope Bagier che racconta la straordinaria vita di altrettanto straordinarie donne che hanno compiuto nella loro vita delle imprese semplicemente incredibili. Al costo di 20 euro per 144 pagine sarà in libreria l'8 marzo. Poi uscirà La fabbrica dei corpi di Héloïse Chauchoy, 160 pagine per 18 euro. Una storia molto umana e toccante che racconta anche temi abbastanza difficili come la mutilazione, le protesi, la sindrome dell'amputato, tutte cose molto molto delicate ovviamente. L'autore riesce a farlo parlandone in modo scorrevole e assolutamente leggibile. Di Florence Porcel e Hervin Surcouf uscirà Mars Horizon al costo di 17 euro. Un volume che inaugura l'edizione italiana della collana scientifica Octopus, di cui anche La fabbrica dei corpi farà parte. E il libro parla di come l'umanità potrà stabilire la prima colonia sul pianeta rosso, ovvero Marte, dopo che nel 2030 c'è stato proprio un invio da parte della Terra di un velivolo spaziale che è realmente previsto. Un libro documentaristico ma assolutamente avvincente. Una storia per avvicinarsi a un tema, quello che potrebbe sicuramente vederci coinvolti tutti prima o poi, ovvero la colonizzazione di un altro pianeta. E poi uscirà il nuovo libro di Sergio Gerasi, già autore Bonelli e autore di altre graphic novels pubblicate da Bao come In inverno le mie mani sapevano di mandarino. Al costo di 20 euro per 168 pagine il suo titolo sarà Un romantico a Milano. Ed è la storia di un uomo, un illustratore che è molto stanco, deluso dalla vita, passa le sue giornate nei bar, fantasticando tra l'arte e le opere di Alda Merini, di Dino Buzzati, di Piero Manzoni, e cerca in qualche modo il proprio scopo nella vita. In tutto questo ha anche un ritratto, uno scorcio di una delle parti più belle sicuramente di Milano, quella delle librerie, delle caffetterie, in un bellissimo e sontuoso cartonato che sicuramente lascerà a bocca aperta chi lo vedrà. Segnalo alcune uscite di Disney, Panini Comics, che troverete anche in anteprima al Cartoomix 2018, ovvero Witch Art Edition volume 1, al costo di 9,90 per 128 pagine a colori, un'edizione cartonata delle prime due storie delle Witch, appunto, impreziosite in questo volume da una nuova inedita cover della bravissima Mirka Andolfo. La cronaca del regno dei due laghi, 168 pagine per 7,90 euro, quello che sarà un volume di due dei più grandi disegnatori artisti Disney Italia, ovvero Tito Faraci e Silvia Ziche. La raccolta di tutte le storie del mondo dove regna il re Topolino, insieme al generale Pippo, sempre sotto attacco da parte dei barbari guidati da Gamba di Legno. Poi un prestigioso volume che raccoglierà quelli che sono stati gli omaggi Disney alla casa editrice Bonelli, ovvero la trilogia Dylan Top, Boom Wheeler e Ciccio Never, che costerà 12,90 euro per 96 pagine. E infine, in formato deluxe, uscirà Ducks on the Road, ovvero una bella storia firmata da Teresa Radice e Stefano Turconi, al costo di 15,90 euro per 168 pagine. Questa storia, che omaggia ovviamente uno dei capolavori, dei capisaldi della Beat Generation, il famosissimo libro Sulla strada, On the Road, di Jack Kerouac. In un inedito trio formato da Archimede Pitagorico, Paperetta Yeye e Paperina. Per la collana 9L di Panini Comics uscirà Ombre sulla lapide, un volume che sembra molto molto interessante, di Richard Corben, al costo di 22 euro per 240 pagine, ed è appunto una raccolta di storie brevi da questo famosissimo maestro del genere horror fumettistico, dove vediamo un po' di tutto, da racconti gotici alla Edgar Allan Poe, fino a incontri più strani e esoterici, passando anche per alcune avventure epiche. E poi Mr. Higgins torna a casa,
di Mike Mignol e Warwick Johnson Cadwell. Anche qui un volume dalle tinte sicuramente orrorifiche, per una storia su vampiri, lupi mannari e altre creature della notte. 56 pagine interamente a colori al costo di 15 euro per questa avventura orrorifica ambientata in un castello. Poi uscirà Claw, volume 1, Destino, di Ozanam, Joël Jurion e Yohan Guillet. 152 pagine a colori al costo di 17 euro. Un adolescente nell'anno 2031 a cui vengono nascoste molte cose dalla sua famiglia. La sua ragazza lo tradisce. E in più il ragazzo sente di avere qualcosa di strano nel proprio corpo. Forse qualcosa non sta andando per il verso giusto. Poi Think Tank volume 1, Accelerazione, di Matt Hawkins e Rasan Ekedel, 120 pagine al costo di 13 euro. La storia di David Loren, ex bambino prodigio e inventore geniale, la mente più brillante di un gruppo di esperti dell'esercito. L'uomo però è stanco della vita militare e vorrebbe tagliarsene fuori, ma sembra che non verrà accontentato così facilmente della sua richiesta. Poi The Discipline, volume 1, di Peter Milligan e Leandro Fernandez, 144 pagine a colori al costo di 15 euro. La storia di Melissa Peak, una donna che vede la sua vita rivoluzionata dopo essersi lasciata sedurre da un misterioso straniero. Questa la farà cadere nel mezzo di un'antica e sanguinosa guerra tra due fazioni opposte. Per l'etichetta Valiant, pubblicata da Star Comics, segnalo un omnibus che raccoglie i due volumi della serie originale di Dr. Mirage, al costo di 10,90€ per 208 pagine, di Jen Van Meter, Roberto Della Torre e David Baron. Per Bonelli arriva in volume cartaceo quella che era stata una web series, un web comics, ovvero Bonelli Kids, che verrà presentato al costo di 10 euro con 96 pagine a colori. E gli autori sono Alfredo Castelli, Tino Adamo, Sergio Masperi e Luca Bertelé. Per la 001 edizioni uscirà Black River di John Simmons al costo di 16 euro per 144 pagine in bianco e nero. Un gruppo di donne, un uomo e due cani che viaggiano alla disperata ricerca di salvezza in un mondo distopico alla Mad Max. Anche se rispetto al famoso film, qui sarà ancora tutto più minimale e realistico. Poi uscirà James Joyce, Ritratto di un dublinese, 232 pagine a 19 euro, l'autore è Alfonso Zapico. Una biografia serrata, ovviamente, sulla figura di James Joyce. E poi di Fernanda Nicolini e Alice Beltrami vedremo gli Oesterheld, un volumone di 412 pagine al costo di 24 euro. Per edizioni BD uscirà anche una biografia dei Ramones, ovvero 1, 2, 3, 4 Ramones, di Xavier Betancourt e Eric Cartier, 96 pagine al costo di 14 euro. E poi segnalo anche una nuova edizione di Tre Ombre, una bellissima opera che lessi in passato e che mi piacque molto, di Cyril Pedrosa, 270 pagine a 16,90 euro. Per Nicola Pesce Editore usciranno Finché vivrai di Sergio Toppi, 96 pagine per 14,90 euro, il quarto volume autoconclusivo della serie dedicata a Sergio Toppi, storie di indiani e al loro primo incontro con l'uomo bianco. E poi uscirà Daughter of Her Father Eyes di Mary e Brian Talbot al costo di 14,90 euro per 96 pagine. Ed è la biografia della figlia di James Joyce, un altro autore che, come abbiamo visto, avrà una propria autobiografia in uscita in questo mese. Per la salda presso uscirà il primo attesissimo volume di Oblivion Song, la nuova serie del famosissimo papà di Walking Dead, ovvero Robert Kirkman, in collaborazione con Lorenzo De Felici e Annalisa Leone. Uscirà in due versioni, a 14,90€ il brossurato e a 19,90€ il cartonato, che avrà anche qualche pagina in più, 152 contro le 144 del brossurato. 300.000 abitanti che scompaiono nel nulla. Succedeva 10 anni fa nella città di Filadelfia, dove queste persone venivano misteriosamente trasportate in quella dimensione che verrà poi definita dagli scienziati come Oblivion. Il governo, dopo anni di ricerche, decide di sospendere tutto. Rimane solo un uomo a voler cercare di riportare indietro tutti, Nathan Cole, ma siamo sicuri che sia proprio quello il compito che Nathan sta cercando di portare a termine e che magari non ci sia qualcos'altro che lui vuole? Poi Rat Queens volume 1, di Curtis Weeb e Rock Upchurch, la storia di un branco di agguerrite mercenarie a cui piace alzare sia la spada che il gomito. È pronte e disponibili ad ammazzare qualsiasi creatura possibile, ovviamente solo se c'è da guadagnarci qualcosa. 128 pagine al costo di 14,90€.
Poi uscirà il primo volume di Black Eyed Kids, di Joe Pruitt e Simon Kudansky, una storia di bambini con inquietanti occhi completamente neri che la notte si alzano in questa tenebrosa cittadina del Midwest e hanno solamente un obiettivo, quello di entrare. 128 pagine a €14,90. Queste erano le novità a fumetti occidentali di marzo 2018, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto con un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, noi ci vediamo alla prossima e ciao!